tutte bellezze. Oggi video haul su alcuni prodottini che ho comprato questo fine settimana. Ma iniziamo subito perché così se ne parla un pochino insieme. Allora, il primo, allora sono andata da Kiko perché avevo lo sconto per la Kiko Rewards, quindi io avevo scaricato, mi ero iscritta, ho scaricato l'applicazione sul cellulare e con il primo acquisto fatto con la Kiko Reward avevo uno sconto del 30%. Sì che io, siccome avevo bisogno di alcune cosine, ho detto vabbè, vado. E ho comprato il Lasting Gel Eyeliner, questo qui, che a prezzo pieno costa 7,90. Io l'ho pagato meno, l'ho pagato 5,53. Ed è buono in questo caso perché, voglio dire, gli sconti sono sempre ben accetti. Che è questo. Che è quello che ho su adesso, in accoppiata ad un altro prodotto che vi faccio vedere subito, che è l'eyeliner in glitter, questo qui, nella colorazione 01, il multicolor praticamente. Non so se riuscite a vederlo, con il pennellino, così. Questo costa 6,90, che però io con lo sconto chiaramente l'ho pagato un pochino meno perché l'ho pagato 4,83 euro. Sì, 4,83 euro. Ho messo entrambi oggi, non so se riuscite a vedere, forse sì. Lo so che la luce purtroppo non è delle migliori. Li ho messi entrambi. Devo dire che sono una accoppiata vincente. Io questa combo qui l'avevo scoperta da una ragazza che si chiama su YouTube Alice in Makeup Land 23, che saluto e le mando un bacio se mi sta seguendo. E devo dire che aveva un bel effetto. Io non li avevo mai provati insieme, cioè li conoscevo come prodotti singoli. Nonostante non li avessi mai acquistati, perché io usavo un altro eyeliner, insomma, non l'ho mai preso in gel quello della Kiko. Usavo quello di Essence, ma non mi sono trovata per niente bene. Uno, perché per struccarlo, ci vuole veramente, cioè, il super struccante e ci vuole tantissimo tempo a toglierlo. E poi perché tempo due, cioè, si seccava subito. Sempre con una jar di questo tipo. E non mi ero trovata bene, sicché ho sempre detto, beh, quelli in gel nella jar li voglio evitare perché se hanno questo problema di seccarsi. Questo non lo so. Dicono tutti di no, che non si secca con facilità, nel senso che dura tanto nella confezione, cioè anche se lo usate tutti i giorni, quindi apri e chiudi tutti i giorni, però non si secca, ecco, facilmente, dura parecchio tempo. Quindi ora questo lo proverò. Comunque, come effetto singolo ha un effetto matte e scrivente da morire. Cioè, io ve lo straconsiglio perché comunque dura parecchio, nel senso dura una giornata senza muoversi, perché l'ho già provato. L'ho già provato ieri e dura tranquillamente una giornata. E poi soprattutto ha un finish matte e poi appunto una scrivenza, è un nero pieno proprio, pieno, non necessita di tantissime passate una sull'altra per farlo diventare nero intenso e poi dura tantissimo, quindi infatti si chiama lasting proprio perché comunque è un long lasting. L'eyeliner in glitter insieme a questo eyeliner è favoloso. Io ho avuto modo, appunto, li ho comprati proprio per testarli insieme e per provarli insieme per vedere l'effetto, perché questa ragazza li consigliava tanto perché diceva che l'effetto che davano è bellissimo e devo confermarlo perché lì avevi veramente ragione. E bello, bello veramente. Mi piace tantissimo e sono soddisfattissima. Poi ho comprato da Kiko anche questa cera, la Eyebrow Wax, che è in penna, matita, anzi. Perché siccome mi sta terminando il kit che io uso della Benefit, il Brow Zinx,
Volevo trovare un'alternativa che non avesse un costo esagerato come quello della Benefit, perché comunque quello di il kit Benefit, se non erro, da Sephora adesso costa 30 euro. Io lo pagai leggermente meno qualche anno fa, anzi mia madre lo pagò qualche euro meno qualche anno fa, lo comprammo da Sephora a Lucca. E adesso vedo che invece costa tipo 30 euro sul sito, quindi insomma volevo trovare un'alternativa un po' più economica che comunque mi desse lo stesso risultato, perché io con quello di Benefit mi sono trovata strabene, quindi il problema era proprio questo, cioè trovare un'alternativa valida. E ho scelto insieme a questa cera questo kit di Essence, il Automake Brows Wow. Io l'ho visto da alcune ragazze su YouTube, ne ho sentito parlare bene, da altre un pochino meno, sicché ero curiosa di farmi una mia idea, francamente. Poi per il prezzo che ha, 7,99, l'ho comprato da Queen, 7,99 insomma, ho detto vabbè, proviamo, perché altrimenti, insomma, se trovassi davvero il mio, diciamo, almeno sono a posto, quantomeno per un altro po' di tempo, perché ero un po' preoccupata del discorso alternativa alla Benefit. Si trova così con uno specchietto, è in cartone che mi ricordava parecchio i prodotti di The Balm, e sì che mi ha incuriosito anche il packaging. È composto da tre ombretti, un highlighter, un paio di pinzettine e un applicatorino così, con la spugnettina da una parte e questo diagonale, ed è un pettinino diagonale dall'altra. Chiaramente, vabbè, non credo che le pinzette siano utilizzabili come al solito quelle micro e nemmeno cioè, anche l'applicatorino, oddio, non è che proprio sia il massimo, soprattutto perché lo vedo parecchio cicciotto questo qui diagonale, sicché anche per disegnare le sopracciglia sarà improponibile. E la spugnettina, oddio, volendo la spugnettina si può utilizzare almeno per l'illuminante sotto l'occhio, questo sì, perché insomma è una spugnettina come tante, quindi vabbè, quella volendo si può anche utilizzare. E sono appunto tre ombretti, di cui il primo per le bionde, perché Love Blondes c'è scritto, il secondo è un marrone più chiaro rispetto a quello per le brune, si chiama Love Em All, che probabilmente ha un colore che va bene per entrambe, perché comunque serve forse di transizione per sfumare sia per le bionde che per le brune i due colori propri, diciamo così, o comunque anche per le ragazze di colori di capelli e sopracciglia rossi, perché comunque ha un sottotono rossastro, diciamo questo marrone, e poi c'è un marrone appunto più scuro per le brune, che è il mio. Io penso che userò questi due insieme, la parte più chiara nella parte iniziale, perché come sapete benissimo da chi mi segue e nel video di sopracciglia ne parlo, la parte iniziale io non la scurisco mai più di tanto perché non mi piace lo sguardo chiuso, cioè incupito, diciamo, quindi perché se io scurisco proprio le sopracciglia qua giù non mi piace l'effetto perché è troppo lo sguardo cattivo e non mi piace, mi piace proprio andare a degradare, cioè il colore più chiaro all'inizio e poi a scurirla man mano che arrivo alla codina finale. Questo almeno è quello che faccio io. E poi vabbè, c'è l'illuminante in fondo, un colorino chiaro e niente. Però di questi due prodotti, quindi vabbè, a parte l'eyeliner in gel di cui vi ho parlato, perché comunque l'ho provato e poi insomma è semplicemente un eyeliner, quindi quantomeno vi posso dire come mi sono trovata, è benissimo, è quello che è il finish, che è matte. Di questi due prodotti però voglio farvi una recensione a parte, vi faccio vedere l'applicazione e farò un video a parte. Detto questo, io ragazze vi saluto. Penso di non aver nient'altro da dire. Un mini haul, però felicissima di averlo fatto perché sono prodotti che mi stanno piacendo veramente. E niente, io vi mando come sempre un bacio e commentate, iscrivetevi. Chiedetemi tutto quello che volete, se c'è un video che magari su un argomento che vi sta particolarmente a cuore, ditemelo che io lo faccio. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, bellezze!